avete comunque una storia, una formazione mirata sull'aspetto più scientifico, e quindi un minimo di anche di piacere a studiare fisica dovreste averlo. Quello che volevo sottolineare è che spesso lo studio della fisica pare una cosa legata molto alla matematica, un po' astratta, un po' lontano da quello che è il concreto. Invece, soprattutto immagino nella seconda lezione che sentirete oggi, potrete vedere come la fisica è alla base di tantissime, anzi direi di quasi tutte tutti gli strumenti che utilizziamo ai giorni nostri. Quindi quello che è importante è riuscire a capire sì la fisica, ma riuscire anche a capire come si collega poi con la realtà. Non è qualcosa che resta lontano dalla realtà. Mi ricordo quando io ho scelto di studiare fisica, io avevo un percorso diverso, perché ho fatto un liceo classico, quindi uno studio più diciamo meno concreto forse del vostro. E mi ricordo che mi piaceva matematica, mi piaceva fisica, però non riuscivo a decidermi. Matematica mi sembrava proprio veramente molto distante dalla realtà, e quello che mi ha convinto a studiare fisica è stato leggere un testo in cui si faceva capire come appunto la fisica partisse da strumenti matematici e poi cercasse di spiegare quella che è la realtà e diventasse veramente una cosa molto concreta e molto vicino al mondo che riusciamo a percepire. Ecco, quindi nel mio caso questa è stata, diciamo, la molla che ha fatto scattare la decisione. Quindi vorrei proprio che anche, mi piacerebbe che anche voi aveste questo approccio, cioè cercaste di capire come nel mondo in cui vivete, in tutti gli aspetti, anche tecnologici, eccetera, quanto la fisica sia alla base di tutti questi sviluppi tecnologici. È certo che c'è l'ingegneria poi di mezzo, però alla base c'è sempre la fisica. Quindi non è una cosa che si studia, poi soprattutto oggi pare proprio divergere per tutta la parte che è, diciamo, ricerca legata alle alte energie, alla fisica nucleare, subnucleare. C'è sempre un aspetto che ritorna al concreto, quindi questa non è una cosa lontana dalla realtà, cerca di capire la realtà e nello stesso tempo aiuta a sviluppare nuovi strumenti. Ecco, quindi io vi auguro un buon ascolto e grazie. Ringraziamo, intanto diamo un'altra informazione agli amici connessi: avranno la possibilità di fare delle domande in diretta tramite la chat di Skype, connettendosi e chiedendo il collegamento a conferenza.fermiana, dove saranno uniti in un gruppo di chat da Tommaso Chemello, che è il nostro uomo dello Skype di oggi. Abbiamo anche il saluto del direttore della sezione di Padova dell'INFN, dottor Mauro Mezzetto, che contribuisce ampiamente a tutte le attività anche collegate col mondo della scuola, dunque lo ringraziamo anche per questo e sentiamo il suo saluto. Grazie, è sempre un grande piacere vedervi qui, così numerosi. Adesso qua sembra che l'aula non sia completamente piena, ma noi per ragioni di sicurezza non la possiamo riempire con più di 200 persone. Voi avete occupato 200 posti, vedete che sono ancora liberi, ma le vie di fuga non permettono di ammettervene di più. Bruno Rossi nel 35 aveva delle idee grandiose, ha fatto un'aula da 300, non so all'epoca quanti studenti avesse e quanti studenti avesse, era almeno 10 volte più del necessario. Visto che si parla di Pontecorvo, Bruno Rossi era un fisico più o meno dello stesso periodo, ma non faceva parte della scuola di Enrico Fermi. Ha costruito questo edificio sotto la sua responsabilità a 35 anni, dopodiché, quando appena l'ha finito inaugurato, è scappato in America per le leggi razziali, e questa è stata
la disgrazia della fisica italiana, che ha perso tutti i suoi fisici in questo modo qua. Noi cerchiamo sempre di avere un contatto con le scuole e con i giovani per in qualche modo trasmettere quello che noi facciamo nei nostri esperimenti, e in qualche modo anche l'entusiasmo che noi ci mettiamo nel fare questi, e che in qualche modo facciamo fatica a spiegare all'esterno, perché è vero che la fisica non è la materia di più facile divulgazione. A noi viene sempre chiesto cosa serve andare a fare esperimenti al CERN, che cosa in pratica porta di miglioramento nella vita quotidiana, la scoperta del bosone di Higgs e cose di questo genere. È evidente che noi non lavoriamo avendo in mente una ricaduta immediata, però se dovessimo fare un esempio, se voi nell'Ottocento avesse avuto il problema di illuminare le case e aveste voluto ottimizzare l'illuminazione, avreste studiato come fare meglio le candele e sareste ancora lì a ottimizzare le candele, facendo delle candele meravigliose. Per arrivare alla badina elettrica qualcuno doveva tirare fuori e capire l'energia elettrica. Al momento nessuno aveva in mente che l'elettromagnetismo potesse fare le lampadine, però le ha fatte, e questo progresso dalle candele alle lampadine è venuto fuori non perché qualcuno si era messo in testa di migliorare le candele, ma perché qualcuno aveva studiato le leggi fondamentali della natura, fra le quali aveva tirato fuori che c'era questo benedetto elettromagnetismo. Naturalmente questo ha portato non solo le lampadine, ma tutte le onde elettromagnetiche, quindi radio, televisioni, telefonini, tutto quanto. Quindi diciamo, è vero che noi dobbiamo preoccuparci di, come dire, migliorare la vita di tutti i giorni, ma è vero che qualcuno deve anche pensare a capire le leggi della natura, perché solo con queste noi facciamo veramente il progresso della scienza e dell'umanità. Quindi noi, il nostro piccolo, ci sforziamo di questo e approfittiamo di queste occasioni per confrontarci con voi e cercare di mostrare cosa stiamo facendo. Per cui buona giornata a tutti. Grazie. Allora, oggi il progresso è nell'uso intelligente dell'energia, e ricordo volentieri che oggi è la giornata dell'illumino di meno, a proposito di lampadine, quindi un saluto anche a tutti gli istituti e coloro che si impegnano in questa attività, perciò benvenuto anche a quella. Presento il primo relatore, che è Alessandro Pascolini, del Dipartimento di Fisica, che sostituisce l'ammalato professor Massai, che non è potuto, eccolo qua, che non è potuto venire oggi perché ha letto con l'influenza, mi pare. Il professor Pascolini è professore di fisica, di matematica fisica, si occupa anche del Master Europeo dei Diritti Umani e Democratizzazione, è interessato alla fisica nucleare teorica, alla fisica matematica, ma anche alle tecnologie militari e alla storia della scienza, quindi all'applicazione in questi campi della fisica, e si dedica all'attività di promozione della cultura scientifica in Europa, anche partecipando alle conferenze PAGWASH, che sono conferenze sulla scienza e sugli affari, Conference of Science and World Affairs si chiama, e si occupa dei processi di pace che possono essere innescati dalle conoscenze scientifiche, quindi un lavoro molto importante da fare a lato di quello strettamente tecnico. E la Società Europea di Fisica gli ha conferito il premio per la divulgazione scientifica nel 2004, quindi siamo onorati di avere la sua presentazione della figura di Bruno Pontecorvo, un fisico di statura mondiale che non ha mai preso il Nobel per un pelo, si dice, e ce ne racconterà la figura il professor Pascolini. Grazie. Grazie della presentazione, ma una chiarificazione immediata: la presentazione non è mia, è di Marco Maria Massai, che mi ha mandato le sue trasparenze, e io sono solo un passaparola, un intermediario fra il suo lavoro e questa presentazione. Oggi parliamo di Bruno Pontecorvo, vita, scienza e storia, perché le cose sono strettamente legate, in particolare in Pontecorvo. L'anno scorso è stato un doppio anniversario per Pontecorvo, perché sono stati 100 anni dalla nascita e 10 anni dalla morte. Lui
ha partecipato da protagonista alla conquista di due nuovi livelli nella struttura della materia, il livello nucleare e il livello delle particelle elementari. Oltre a questo ha aperto un nuovo tipo di astronomia, l'astronomia neutrinica, che si sta sviluppando attualmente. Inoltre, con i suoi studi su certe proprietà del neutrino, ha suggerito la prospettiva che ci sia della fisica nuova al di là del modello standard delle particelle e delle forze che è attualmente consolidato. Quindi è stato un grande innovatore nel mondo della fisica. Come altri scienziati della sua generazione, si è trovato di fronte agli sconvolgimenti di due grandi guerre, la Seconda Guerra Mondiale e la Guerra Fredda, e come altri ha dovuto fare delle scelte molto impegnative che riguardavano la sua vita e avevano influenza sulla politica in generale, sui rapporti internazionali. La sua scelta è stata dettata da una totale adesione all'ideologia del comunismo, quindi qualcosa unico fra gli altri scienziati che noi abbiamo conosciuto. Lui intendeva il comunismo come una prospettiva di liberazione dell'umanità dall'ingiustizia sociale e ha accettato fino in fondo il dettato comunista che fosse il Partito Comunista Sovietico l'unico mezzo per realizzare questa giustizia nel mondo. E pertanto si è adeguato la sua vita e le sue scelte a questa totale adesione. Questa sua fedeltà politica verrà scossa molto tardi, solo come vedremo nel 1968, e a questo punto a dare un senso alla sua vita è stata la sua seconda fede che non ha mai abbandonato, che è la fede nella conoscenza scientifica e nella ricerca razionale della conoscenza del mondo. Quindi noi ci troviamo di fronte a un personaggio che ha avuto una vita molto intensa, la cui presenza è stata in vari punti, è stato importante, come vedremo, un suo viaggio in Svezia, prima ancora l'abbandono dall'Europa per andare negli Stati Uniti e infine il suo lungo soggiorno in Unione Sovietica. Quindi i punti individuati da Massai importanti sono la sua nascita e la vita a Pisa, gli studi prima a Pisa, poi a Roma, la laurea a Roma e il lavoro col gruppo di Fermi in via Panisperna. Da Roma è andato a Parigi, che vedremo avrà anche un momento fondamentale nella sua vita e nella sua ricerca, e quindi da Fermi a un altro grande fisico, Joliot-Curie. A Parigi, nuove idee e nuove ideologie, la fuga dalla Francia, dopodiché si è occupato per alcuni anni di prospezioni petrolifere a Tulsa, in Oklahoma, poi lo vediamo in Canada, a Chalk River, il centro di ricerche nucleari creato in Canada, il ritorno in Europa a Darwell, in Inghilterra, dopodiché scompare, fugge, viene dimenticato per alcuni anni, ricompare e da Bruno è diventato Bruno Maksimovic e lavorerà, come vedremo, in Russia, diventerà un grande fisico russo, avrà un ruolo importantissimo per la fisica, per lo sviluppo della fisica in Russia, dopodiché arriviamo alle ultime fasi della sua vita. Questo è l'istituto di Via, quindi e i suoi viaggi lo portano all'Italia a Parigi, da Parigi a Lisbona, da Lisbona negli Stati Uniti, New York, Tulsa, dagli Stati Uniti in Canada, il ritorno in Inghilterra e poi il trasferimento in Russia. Gli argomenti di fisica che lui ha affrontato sono estremamente vasti, inizia come tutti diciamo alla fine degli anni 20, all'inizio degli anni 30, a occuparsi di spettroscopia atomica, la struttura degli atomi, dopodiché con Fermi lavorerà sulla radioattività artificiale, in Francia esaminerà un'altra particolare proprietà dei nuclei, l'isometria,
A Tulsa introdurrà una nuova tecnica per la ricerca del petrolio mediante neutroni, si occuperà di rivelatori di particelle, collaborerà alla realizzazione di un grande reattore, il primo reattore nucleare ad acqua pesante, poi inizierà a studiare le nuove particelle, intanto i neutrini, in particolare i neutrini che provengono dal Sole, e il problema di vedere questa strana particella che sono i neutrini. Dopodiché studierà i primi segnali di una fisica che va al di là della fisica nucleare, essenzialmente la fisica dei mesoni mu, e si occuperà dei problemi dei mesoni cosiddetti, fisica dei pioni e dei K, quindi un nuovo grado di libertà dei sistemi subnucleari che la stranezza, e infine proprietà del neutrino di trasformarsi da una forma a un'altra. Queste ricerche che lui ha sviluppato appunto dagli anni 30 fino al 2000 sono, come ho detto prima, sono fondamentali per lo sviluppo della conoscenza del mondo fisico come noi lo conosciamo adesso, e ha aperto molte altre prospettive. Lui nasce a Pisa in una famiglia benestante, suo padre era un industriale, era una famiglia che viveva come vivevano la media borghesia abbastanza ricca di quell'epoca, avevano due persone di servizio più l'istitutrice francese in casa, questo per darvi un'idea, avevano una grossa villa, era una famiglia numerosa, erano otto figli e avevano una casa vicino alla piazza, al campo dei Miracoli. Suo padre era un industriale con una salda preparazione, mentalità diciamo borghese dell'epoca, e comunque era di mentalità aperta, liberale, quindi un'educazione rigida ma con apertura, e si è rivelato anche, pur vivendo all'epoca del fascismo, era in grado di difendere anche i suoi operai dalle prospettive del fascismo, il controllo del fascismo. Quindi lui naturalmente ha dell'educazione sia in casa che fuori di casa, e ha una grande passione per lo sport, in particolare per il tennis e per un po' tutte le attività sportive. È un grande nuotatore, ama la pesca subacquea, e fino al 38 loro andranno nelle scuole, i suoi fratelli più piccoli resteranno alle scuole fino al 1938, quando la promulgazione delle leggi razziali riguarderà anche la sua famiglia, in quanto loro erano dei ebrei, anche se non erano ebrei osservanti, come tutti i suoi fratelli, tutti fratelli e sorelle, nessuno aveva un nome biblico. Questo è già un segnale molto chiaro di una famiglia di razza ebraica, ma atea, non osservante, non partecipava alla vita della comunità ebraica. Però ovviamente anche loro sono colpiti dalle leggi razziali. Il padre dovrà rinunciare all'industria, non può essere più capitano d'industria, cederà l'industria ai Marzotto e andranno a Milano. I suoi fratelli, fra i fratelli che hanno avuto un'importanza, c'è Guido, che è un biochimico, genetista, che si è trasferito in Inghilterra ed vive in Inghilterra, e il fratello più piccolo, Gillo Pontecorvo, è un regista che è morto anche lui un paio di anni fa, e ha fatto dei film famosi come La battaglia di Algeri, che Imada capò. E Gillo anche in seguito alle leggi razziali andrà a Parigi, dove già si trovava Bruno. Bruno si iscrive a ingegneria, e anche perché questa era una prospettiva poi di lavorare nell'azienda di famiglia,
però sviluppo una passione per la fisica e su suggerimento del fratello che aveva conosciuto Fermi gli dice: se vuoi studiare fisica adesso devi andare a Roma, perché il punto dove si può imparare la fisica moderna avanzata è il gruppo di Fermi a Roma. Quindi lui si trasferisce a Roma e appunto viene ammesso al Dipartimento di Fisica dopo un severo esame da parte di Fermi e di Rasetti, e si laurea a 20 anni sotto appunto la guida di Enrico Fermi, continua a lavorare sui problemi di spettroscopia atomica, che è stato l'argomento della sua tesi. Dopodiché nel 1932 viene ammesso, viene, diciamo, entra a far parte del gruppo di Fermi per lo studio della fisica nucleare. L'idea di indirizzare in modo deciso le attività dell'Istituto di Fisica di Roma alla fisica nucleare invece che alla fisica atomica era venuto da Orso Mario Corbino, che era direttore dell'istituto. Mario Corbino era un grande organizzatore, era stato ministro dell'istruzione ed era estremamente abile e potente nel mondo culturale e scientifico italiano. In questo modo quello che Mario Corbino si propone era di portare l'Istituto di Fisica di Roma ai livelli, nel campo della fisica nucleare, degli altri importanti centri che si occupavano di queste questioni, che erano essenzialmente l'Istituto a Parigi, l'Istituto di Radium a Parigi, che era diretto da Frédéric Joliot e Irène Curie. Poi c'era il laboratorio Cavendish a Cambridge, che era diretto da Rutherford, e poi c'era l'istituto di Berlino, dove c'era la Meitner. Questi erano essenzialmente i grossi centri dove si faceva fisica nucleare a quell'epoca, era questo. E Corbino vuole che il centro di Roma sia allo stesso livello degli altri, e questo, per fare questo si affida ovviamente a Enrico Fermi, che pur essendo molto giovane era già in cattedra, aveva già ottenuto un riconoscimento, un importante riconoscimento a livello mondiale. I momenti cruciali sono a cavallo proprio dal 30 al 34, in questo momento nasce la fisica dei nuclei, cioè si riesce a lavorare a livello del cuore dell'atomo, questo centro piccolissimo che concentra tuttavia tutta la materia a disposizione di un atomo. I punti importanti sono nel 30 viene suggerito, per spiegare il decadimento beta che era noto ormai da quasi 40 anni, Pauli introduce l'ipotesi di una nuova particella piccolissima, neutra, e che può salvare il principio di conservazione dell'energia nel caso del decadimento beta. Questa ipotesi è una ipotesi, siccome non si basava sulla possibilità di individuazione di questa particella, era un'ipotesi avanzata in modo molto, molto cauto da parte di Pauli. Nel 1932, un momento fondamentale per lo sviluppo della fisica nucleare è l'individuazione di una nuova particella all'interno del nucleo, cioè la scoperta che il nucleo era fatto di più particelle. Alcune erano analoghe al nucleo dell'atomo di idrogeno, i protoni, però la presenza anche di una particella neutra, che viene chiamata neutrone, la quale però non può essere la particella di Pauli perché era troppo massiva, mentre invece quella di Pauli doveva avere una massa estremamente piccola. Sempre nel 1932, un altro momento fondamentale è la scoperta di elettroni con carica positiva, i positroni, che erano stati previsti dalla teoria di Dirac del 1928, e questo apre appunto tutto il campo di quello che poi verrà chiamata l'antimateria. Nel 1933, Fermi, studiando appunto la teoria del decadimento beta,
fa un enorme passo in avanti, descrive il processo nell'ambito della teoria dei quanti e spiega il decadimento beta, ossia questi elettroni che uscivano dal nucleo, col fatto che spiega il fatto che gli elettroni non possono esistere nel nucleo, ma vengono creati istantaneamente quando un neutrone si trasforma in un protone. Quindi spiega questo processo con la trasformazione di un neutrone in protone, dopodiché per conservare energia, momento e carica elettrica, assieme al protone viene creato un elettrone negativo, in modo che la carica rimanga sempre nulla, ed è emesso questo neutrino, che verrà appunto battezzato così da Fermi, che era la particella prevista, suggerita, diciamo, più che prevista da Pauli. Siamo nel 33 e serviranno altri 23 anni per riuscire a vedere per la prima volta un neutrino e verrà fatto questo seguendo un suggerimento appunto che sarà proposto da Bruno Pontecorvo. Nel 34 a Parigi Joliot e Curie riescono a produrre i primi elementi radioattivi artificiali. La radioattività era nota dal 96, 1896, c'erano questi strani nuclei che naturalmente buttavano fuori particelle alfa, radiazioni elettromagnetiche di alta energia o elettroni, però ce ne erano alcuni in natura, anche molto difficili da trovare, tutto il lavoro fatto dai vecchi Curie per ottenere il radium. E invece Frédéric Joliot e Irène Curie riescono a produrre artificialmente sostanze radioattive. L'importanza pratica è che la radioattività, elementi radioattivi venivano utilizzati per la cura del cancro, ma era essenzialmente si usava radium che era molto difficile da estrarre, isolare. La possibilità di produrre artificialmente delle sostanze radioattive apriva questa, anche al di là degli aspetti scientifici, apriva anche una prospettiva di disponibilità di radiazioni prodotte in modo artificiale, in modo estremamente più semplice. Questa scoperta, sia la scoperta del neutrone, quella del positrone che della radioattività artificiale, saranno appunto riconosciute col premio Nobel. Cosa facevano? L'individuazione del neutrone e l'osservazione della possibilità di produrre nuclei radioattivi artificiali suggerisce a Fermi di utilizzare appunto neutroni per produrre radioattività artificiale. Il ragionamento che Fermi fa è questo: i Curie a Parigi usano per tramutare un nucleo in uno radioattivo usano particelle alfa. Queste particelle alfa entrano nel nucleo e lo trasformano in un nucleo radioattivo. Questo era sostanzialmente il processo detto in modo molto semplice. Però le particelle alfa sono cariche positivamente e quindi esiste una repulsione elettrostatica fra il nucleo, che è carico positivamente, e le particelle alfa. Quindi è difficile per una particella alfa entrare dentro un nucleo perché c'è la forza elettrica che la respinge. I neutroni, invece, essendo neutri, dovrebbero più facilmente entrare dentro i nuclei. E pertanto Fermi lancia un programma di esaminare, di produrre elementi artificiali utilizzando neutroni invece che particelle alfa. E lui aveva una mentalità sistematica, dice: irraggiamo tutti gli elementi tutti gli elementi noti con un neutrone, vediamo cosa succede. E allora comincia con quelli più semplici, parte dal primo, l'idrogeno, poi il litio, berillio, boro, e qui in realtà non riesce a produrre sostanze radioattive artificiali. Dopodiché inizia, quando comincia a salire nella massa con nuclei di massa più alta, per esempio col fluoro
comincia a vedere dei segnali. Quindi il naturalmente deve mettere in piedi una catena, quindi vengono realizzati i rivelatori, serve una sorgente di neutroni, e la sorgente di neutroni tipicamente è data da una sostanza radioattiva che è il polonio, che butta fuori alfa. Queste alfa vengono fatte interagire con berillio, e in questa reazione vengono prodotti i neutroni. Questi neutroni vengono lanciati contro lo schermo, che in sostanza che è, il campione, cioè il campione viene messo in questo punto, questa è una camera di ionizzazione. Se questo campione diventa radioattivo, butta fuori, per esempio, radioattivo beta, butta fuori elettroni, se radioattivo alfa, butta fuori particelle alfa che sono cariche, il segnale viene raccolto in questa camera di ionizzazione e poi si può misurare l'elettricità che viene prodotta, quindi quante sostanze radioattive sono state create. Questa, diciamo, è la strumentazione che viene utilizzata. Dopodiché, una scoperta che viene fatta è che, in particolare proprio da Pontecorvo, facendo le misure su argento, allora se vengono utilizzati neutroni come escono, cioè senza metterci in mezzo un assorbitore, uno schermo particolare, in particolare verrà utilizzata paraffina, il numero di nuclei che artificiali vengono prodotti è del tipo 49, 54, 58, questi sono i conteggi. Se però si mette uno schermo di paraffina, il numero è estremamente più alto. Questo risultato chiaramente è, cosa c'ha di, può avere di magico la paraffina? La spiegazione viene data da Fermi, che riesce a capire qual è il meccanismo, e lui osserva che in questo modo i neutroni che escono dal berillio sono veloci, hanno un'energia di 2 MeV, questa unità che va bene per questa scala di grandezze, quindi una velocità di circa 20.000 km al secondo. Se i neutroni sono costretti a attraversare paraffina, vengono rallentati, cioè cedono la loro energia all'idrogeno che c'è dentro nella paraffina e possono venire rallentati fino al limite, all'agitazione termica. Quindi la velocità media da 20.000 km al secondo scende a 2 km al secondo, quindi diventano molto più lenti. Quindi i neutroni rallentano. Rallentando, intuitivamente uno dice, hanno più tempo da perdere e quindi possono interagire di più con i nuclei. Bella fanciulla seduta sulla panchina, se uno passa con la motocicletta a 100 all'ora non ha nessun effetto, insomma, non può interagire. Se uno viene in bicicletta o piano piano ha più possibilità di interagire, quindi che succeda qualcosa. In realtà il processo è un pochettino più complicato, perché il problema è dovuto al fatto che i nuclei sono, che gli atomi sono vuoti e i nuclei sono piccolissimi. Quindi, per esempio, anche nel caso, per esempio, dell'uranio, che è molto denso, la distanza fra due nuclei è 22.000 volte il raggio del nucleo. Quindi è tutto vuoto, quindi i neutroni trovano vuoto. Ma quindi questa è la visuale che ha un neutrone attraversare una grossa massa di uranio. I nuclei che vede sono pochissimi. Però c'è un effetto quantistico per cui ai neutroni sono associate delle onde che danno un'idea della zona dove interagiscono, e i pacchetti d'onda associati a un neutrone che si muove sono molto piccoli, concentrati se la velocità è alta, invece sono spampanati, cioè sono distribuiti su uno spazio maggiore, sono più grossi nel caso di neutroni rallentati. Quindi la differenza va da, per esempio, da una lunghezza d'onda da 20 fermi, cioè di 20 per 10 alla meno 15 metri, a una che è semplicemente, che vedete, diventa 10 alla meno 10 anziché 10 alla meno 14, quindi 10.000 volte più grande, quindi la zona di interazione è maggiore. Questa, diciamo, è
la spiegazione dei motivi per cui i neutroni lenti sono molto più efficaci nel produrre sostanze radioattive artificiali. Il processo individuato è un'assoluta novità, questa scoperta dei neutroni lenti, e su suggerimento di Corbino i fisici di Roma brevettano l'idea di utilizzare neutroni lenti e individuano tutta una serie di applicazioni possibili con i neutroni lenti. Finita i lavori, cioè a questo punto Pontecorvo vince una borsa di studio per andare all'estero e sceglie di andare a Parigi, e quindi arriva a Parigi nella primavera del 36 per completare la sua preparazione. Va a lavorare coi Curie, Joliot, Frédéric Joliot e Irène Curie, in due hanno tre premi Nobel, quindi vedete era una concentrazione di premi Nobel, e a Parigi Pontecorvo ha tutta una serie di scoperte che saranno determinanti per la sua vita scientifica ma anche esistenziale. Da una parte scopre nuovi sistemi di ricerca, nuova strumentazione, in particolare Joliot stava realizzando un ciclotrone, quindi la possibilità di produrre particelle e di produrre reazioni nucleari in modo controllato e molto più intenso, però scopre anche la politica. Fino a Roma non si parlava di politica, e a Parigi c'è un governo democratico socialista con Léon Blum. Dopodiché lui scopre anche il mondo operaio, perché gli studenti vivevano assieme agli operai, scopre che si può fare scienza e politica. Irène Curie è sottosegretario al governo per la ricerca, per dare un'idea. Joliot Curie è estremamente impegnato in politica ed è comunista. Dopodiché scopre anche, si appassiona alla politica e si impegna direttamente, personalmente, nelle azioni politiche, anche a sostegno della guerra in Spagna. Parigi in fondo è le retrovie della guerra in Spagna, perché molti anarchici e comunisti che combattevano in Spagna a sostegno del governo contro l'insurrezione di Franco avevano in qualche modo base a Parigi, e lui si dedica a sostegno da Parigi per questi combattenti. Inoltre fa anche un'altra scoperta, scopre di essere ebreo, cioè lui era ebreo, però non c'era nessuna differenza finora nella sua vita fra essere ebreo e essere qualunque altro. Appunto, come abbiamo visto, la sua famiglia non era religiosa, non aveva mai avuto alcuna attività di tipo ebraico, ma qui lo scopre perché scopre l'antisemitismo. L'antisemitismo che è scatenato non contro lui, ma contro Léon Blum. Il capo del governo viene attaccato da destra in quanto ebreo. Quindi lui fa questa scoperta. È una scoperta ovviamente esistenziale, come succede anche a tutti noi. A un certo punto, quando siamo piccoli, siamo tutti belli, che bel bambino, che bella bambina. Però arriva un certo momento in cui uno scopre se è bello, cioè questa sensazione di capire che è veramente bello. Come uno che deve studiare il pianoforte, ma in alcuni casi uno scopre che la musica gli è connaturale, di essere veramente un pianista, e può partire. E lo stesso uno può scoprire di essere uno sportivo a un certo momento nella vita. E lui scopre questo suo altro attributo, cioè questo fatto di essere ebreo. E quindi, a conseguenza di questo, l'antisemitismo che si sta allagando, c'è in Italia, in Europa, ma anche nella stessa Francia. Fra le ricerche che svolge a Parigi, sono importanti lo studio di un altro aspetto della fisica nucleare, che è l'isometria, cioè il fatto che alcuni nuclei possono... Lo stesso nucleo può avere più configurazioni diverse, e alcune di queste configurazioni possono sopravvivere per tempi molto lunghi.
E quindi c'è tutto un nuovo campo di informazione, di cercare di spiegare i meccanismi che stanno dietro questo fenomeno dell'isometria che lui, dell'isomeria che lui studia a Parigi, che venivano segnalati in particolare dall'emissione di un elettrone non tipo beta, ma con un'energia fissa e ben precisa, o raggi gamma, e lui riesce a spiegare questo fenomeno dicendo che in realtà questo succede perché in queste situazioni particolari di questi nuclei gli elettroni dell'orbita atomica, gli elettroni atomici, sono così vicini al nucleo che possono attraversare il nucleo e quindi venire buttati fuori con energia molto alta perché sono quelli della struttura fondamentale. A Parigi anche conosce Marianne Bold, una studentessa svedese, e si sposano e avrà il primo figlio che si chiama Gil. Dalla Francia, quando ovviamente nel 40 la Francia crolla di fronte alla Germania e lui proprio negli ultimi momenti fugge da Parigi con la moglie e il figlio piccolo in treno, lui in bicicletta assieme a Salvatore Luria, De Benedetti, con cui era in stretti contatti di amicizia. Salvatore Luria poi avrà il premio Nobel per la biologia, e da qui scendono a Tolosa, da Tolosa attraversano la Spagna, arrivano a Lisbona, dove si imbarca per gli Stati Uniti. Lui può andare direttamente negli Stati Uniti con la famiglia perché ha ottenuto un visto d'ingresso, in quanto Fermi e Segre, che già si trovavano negli Stati Uniti, gli hanno procurato un contratto o una borsa di studio alla Westinghouse o un contratto con una ditta che si occupava di ricerche petrolifere. Lui sceglie di lavorare per questa ditta di ricerche petrolifere e va a Tulsa, in Oklahoma, dove comincia a lavorare a cercare petrolio. La ricerca del petrolio è estremamente importante a quell'epoca, perché anche in previsione con questa situazione di guerra, quindi di chiusura di certi mercati, era importante sviluppare la produzione. E qui lui suggerisce un metodo per cercare il petrolio, che è quello basato proprio sui neutroni lenti, sul rallentamento dei neutroni. La sua idea è questa: io nella buca dove viene fatta la prospezione metto un generatore di neutroni veloci, dopodiché questi neutroni veloci, se incontrano dei materiali con alto contenuto di idrogeno, come per esempio l'acqua e il petrolio, vengono rallentati. Quindi un secondo rivelatore misura i neutroni lenti e vedendo quanti neutroni lenti vengono raccolti, io sono in grado di prevedere se quanto petrolio si trova, quanto diciamo le rocce sono piene di acqua o di petrolio. Quindi un modo diverso per cercare il petrolio. Questa tecnica verrà sviluppata poi anche un po' in Russia, si useranno neutroni pulsati e raccolta di segnali gamma, però questa diciamo tecnica è una tecnica che è rimasta. Il processo verrà brevettato non da lui ma dalla ditta per cui lavora. Dagli Stati Uniti viene chiamato, siamo ormai in piena guerra, viene chiamato dal gruppo inglese che si è trasferito in Canada per sviluppare l'arma nucleare inglese. Quindi viene creato, gli inglesi si trasferiscono in Canada in quanto l'Inghilterra era sotto bombardamento, e viene creato un gruppo che comprende francesi e inglesi che sono stabiliti a Montreal. Lui viene chiamato a far parte di questo gruppo e lui si occupa, lavorano allo sviluppo di un reattore nucleare basato su acqua pesante, che è il primo reattore ad acqua pesante, mentre invece Fermi a Chicago aveva sviluppato un reattore che utilizzava la grafite. Invece loro lavorano su un reattore ad acqua pesante che è molto più
utile per la produzione di fasci di neutroni e quindi per la produzione, in quel momento l'obiettivo era produrre plutonio per le armi. Quando lui si trova a Chalk River fa delle ricerche estremamente importanti, sia tecnologia del reattore ad acqua pesante, sia lo sviluppo di strumenti per la misura delle reazioni, che e quindi sviluppa rivelatori elettronici, ma un altro tipo di ricerche che lui viene a sviluppare sono gli studi con i raggi cosmici di una particolare particella che è il muone, la quale particella era stata dapprima pensata come prevista dai teorici, da Yukawa, che spiegava con lo stesso, diciamo, utilizzando la teoria di Fermi e interazioni deboli per spiegare le interazioni fra neutroni e protoni. E questo invece quello che, di cui si convince in particolare Pontecorvo è che era stato dimostrato da Pancini, Piccioni e Conversi a Roma durante la guerra, è che questa particella è una particella completamente nuova ed è della stessa famiglia dell'elettrone. Quindi la sua attenzione per la ricerca è dedicata a questi mu, fra le altre cose, si occupa di più cose, ma in particolare i suoi lavori in Canada riguardano lo studio dettagliato di questi muoni, e lui sostiene il fatto che si tratta di una particella della stessa famiglia dell'elettrone, però non è uno stato eccitato dell'elettrone. Quel che la gente pensava è che, come c'è l'isomerisa nucleare, ci fosse una isomeria elettronica, per cui esistevano degli elettroni eccitati che potevano disecitarsi diventando elettroni buttando fuori gamma. Lui dimostra che questo non è impossibile e che si tratta di una nuova, delle nuove particelle che non esistono nella materia ordinaria. Quindi l'apertura proprio di quella che si chiama fisica delle particelle, qualcosa di nuovo, e lui postula che la differenza fra elettrone e questi muoni sia dovuta alla massa, ma abbiano le stesse proprietà elettromagnetiche e riguardo alle forze deboli. E quindi questa è, diciamo, la sua intuizione, e lui si dedicherà allo studio dettagliato dei muoni. Inoltre si pone il problema dei neutrini. I neutrini c'erano ovviamente, cioè dal punto di vista teorico tutto stava in piedi, però non si erano ancora visti. Il problema è come vederli. E quindi lui ha il suggerimento di utilizzare i neutrini che vengono prodotti da un reattore nucleare, quindi bisogna produrli in grande numero perché interagiscono poco con la materia, ma un reattore nucleare ne butta fuori un numero spaventoso. Allora lui suggerisce un esperimento per rivelare i neutrini, che è di mettere vicino un reattore del cloro, una grande cisterna di cloro, che interagendo col neutrino, il cloro si trasforma in una sostanza radioattiva, che è l'argon 37, e si può misurare il segnale dall'argon. Questo è il suo suggerimento, che verrà messa, lui non è in grado di creare la strumentazione, ma sarà quella che permetterà a Ray Davis di scoprire poi il neutrino. Naturalmente, finita la guerra, come gli altri scienziati che erano stati impegnati nei programmi militari, c'è il problema di scegliere una destinazione, cosa fare nel dopoguerra. Ci sono varie scelte, lui naturalmente è diventato uno scienziato famoso e ha molte proposte sia di università americane sia di università europee, e si trova, e in questo momento succedono inizia a pieno, se volete, la guerra fredda, e ci sono i primi processi contro le spie atomiche, ossia scienziati che vengono individuati come responsabili del trasferimento di informazioni sul programma nucleare americano, anglo-inglese, americano, scusate, e inglese, ai sovietici in particolare. Un primo che viene coinvolto è Alan Nunn May, che era uno che lavorava con lui a Chalk River e che verrà appunto processato. Un secondo, lui decide di passare in Inghilterra, è diventato cittadino inglese, e di partecipare alle ricerche
che vengono sviluppate in Inghilterra per anche la realizzazione di un reattore nucleare nel centro, nuovo centro di ricerca creato ad Harwell. Intanto ad Harwell lui inizia a lavorare con gli inglesi, però si trova di fronte a un altro caso ancora più grave di spionaggio, che è il processo che viene fatto a Klaus Fuchs, che è un fisico tedesco che aveva lavorato nel programma inglese, aveva lavorato al programma americano, era stato allo Salamos e viene sospettato di aver fatto la spia ai russi, e lui ammette di essere lo Stato e subisce un processo. In Inghilterra, mentre in America sarebbe stato condannato a morte, in Inghilterra è solo condannato in prigione, perché in fondo lui non ha tradito l'Inghilterra, in quanto a quell'epoca i russi erano alleati, per cui la sua difesa dice: ho passato informazioni militari a un alleato, e questo insomma lo ha salvato. Però questo fa vedere che c'è, soprattutto sviluppata dagli americani, c'è questo controllo sugli scienziati che porta e una diffidenza verso i scienziati di idee di sinistra, in particolare i comunisti, e anche Frédéric Joliot, che era direttore del Centro per l'Energia Atomica francese, viene licenziato, diciamo, da questo incarico. Quindi Bruno vede questo antisovietismo che si sta diffondendo e a questo punto lui comincia a pensare di fare anche lui la sua scelta e di, anziché collaborare allo sviluppo della ricerca in Italia o negli Stati Uniti, proprio non ci pensavo, in Inghilterra, decide di collaborare allo sviluppo della fisica in Unione Sovietica. Questo perché? Perché comunque, come vi dicevo, lui vede nel comunismo la strada verso la liberazione mondiale dall'ingiustizia sociale verso la pace, e lui decide di mettere a disposizione le sue capacità per sviluppare la ricerca nell'Unione Sovietica. Per fare questo l'operazione ovviamente viene fatta in segreto, lui dall'Italia prende un aereo per Stoccolma e da Stoccolma prende contatti con l'ambasciata sovietica, viene caricato in una macchina, nel bagagliaio di una macchina, arrivano in Finlandia e dalla Finlandia passano in auto in Russia. Quello quindi scompare e dal settembre 1950 per 5 anni nessuno sa più niente ufficialmente, ma naturalmente i vari servizi segreti inglese e americano avevano capito che lui era finito in Unione Sovietica, però era imbarazzante per tutti ammettere che un grande scienziato avesse preferito l'Unione Sovietica invece alle altre possibilità di lavorare in Occidente. Inoltre c'era il pericolo che lui portasse con sé dei segreti militari molto importanti, che significava che i servizi segreti americano e francese non erano stati capaci di impedire la fuga di notizie riservate all'Unione Sovietica. Quindi c'è un momento in cui non si sa nulla e lui, giunto in Unione Sovietica, ovviamente viene interrogato, viene capito, cercano di capire come poteva venire impiegato nei programmi, nello sviluppo della scienza sovietica, e quello che viene capito, quello dichiara che in realtà no, lui non è in grado di collaborare allo sviluppo delle armi nucleari sovietiche che stavano già andando, e che siamo nel 50, la Russia aveva già prodotto la prima bomba atomica e quindi aveva già tutto un enorme apparato per sviluppo delle armi nucleari. Quello che invece mancava forse era proprio la possibilità per la scienza, per la fisica sovietica, di entrare nel nuovo campo della fisica delle particelle. E quindi questo è il compito, che in qualche modo il contributo che Bruno Pontecorvo intende dare: collaborare allo sviluppo della scienza più avanzata, che è la fisica delle particelle, in Unione Sovietica. Era stato creato
un centro di ricerca nucleare a Dubna, che aveva a disposizione il più grosso acceleratore allora esistente al mondo, più grande di quello di Fermi a Chicago, che portava, che raggiungeva, produceva protoni da 300 MeV, e questo centro è sganciato dalle ricerche di tipo militare, ma è proprio per sviluppo della scienza sovietica, e lui diventa responsabile della parte sperimentale delle ricerche a Dubna. E viene a Mosca, studia l'inglese, comincia a studiare il russo, non lo imparerà mai molto bene, questo è quello che lui dice, e comunque per mantenere segreto non si usa mai più il suo cognome, ma si usa solo Bruno come nome e il nome del padre Maximovich, e quindi anche i figli scompaiono come Pontecorvo. Erano un po', avevano la mania della ipersicurezza naturalmente l'Unione Sovietica del tempo, per non far sapere in qualche modo che trapelasse che lui c'era e dov'era, per 5 anni lui verrà solo conosciuto col nome Bruno Maximovich e non potrà neanche pubblicare, cioè tutto il suo lavoro di ricerca sui pioni, in particolare a quell'epoca, viene fatto e i documenti rimangono solo interni a Dubna. Quindi lui per 5 anni non pubblica niente, quindi nessuno sa delle sue attività, delle sue ricerche. Solo nel 1955 il governo sovietico decide di presentarlo ufficialmente e viene indetta una conferenza stampa internazionale nel 1955 in cui lui spiega, illustra i motivi per cui lui è andato in Unione Sovietica, perché ha deciso, e naturalmente il suo discorso è molto propagandistico, perché ovviamente questo era quello che gli veniva richiesto, e dopodiché lui rimane in Unione Sovietica, sempre gli sarà anche impedito per moltissimi anni di uscire dall'Unione Sovietica, e comunque diventa un personaggio sempre più importante. Naturalmente le ricerche, Dubna avrà un enorme sviluppo negli anni, fino agli anni 60, sarà uno dei centri più importanti, e in questo centro lui svilupperà innanzitutto diciamo ricerche sui pioni, ma poi anche di nuovo sui neutrini. Ed è qui che avrà una nuova idea, intanto l'idea che come l'elettrone ha il suo neutrino, anche il muone ha il suo neutrino. Quindi questo doppio aspetto di questi leptoni, ossia che vanno a coppie, c'è l'elettrone con un neutrino, il muone con un neutrino, che è diverso, questo è anche un altro suo suggerimento. E inoltre un'altra ipotesi, lui dice abbiamo questi due tipi di neutrino, però... naturalmente non è solo un'idea buttata così, sviluppa le informazioni, sviluppa i suoi calcoli e introduce la possibilità che un neutrino di un tipo si trasformi in un neutrino nell'altro tipo, sia quella che viene chiamata adesso oscillazione del neutrino, sia possibilità di un neutrino di trasformarsi in un altro. Questo prende l'idea da quello che succedeva per il quark, come era stato proposto da Nicola Cabibbo e sviluppato da altri, e lui ritiene che ci sia questa simmetria, cioè la guida per lui è l'idea di simmetria. Simmetria fra elettrone e muone, simmetria fra i neutrini, la simmetria fra leptoni, cioè neutrini, neutrini, elettroni, muoni e i quark. Questo principio di simmetria come guida, e propone anche questo. Naturalmente queste sue idee portano a riconoscimenti internazionali. Lederman, Steinberg e Schwarz prendono il Nobel perché questa struttura di doppietto dei leptoni, ossia che i neutrini associati agli elettroni fossero diversi da quelli associati ai muoni, questa è l'idea di Pontecorvo. Nel 1995 Reines scopre riesce a rivelare per la prima volta il neutrino, nel 1956, e avrà il premio Nobel nel 1995, e nel 2002 Davis e Koshiba, in particolare
Davis utilizzano il metodo radiochimico suggerito a Pontecorvo per rivolare i neutrini solari e aprire questa nuova fase di astronomia che è l'astronomia neutrinica. Tutti questi, quando ricevono il premio Nobel, nel discorso, nella conferenza che viene fatta, tutti ricordano il contributo dato da Pontecorvo. Per esempio Davis dice che ho cominciato su un esperimento per vedere i neutrini usando un metodo che era stato suggerito da Pontecorvo. Lui dice che in realtà una curiosità è che il lavoro di Pontecorvo, che era un rapporto da Charles River, era rimasto segreto, mantenuto segreto dalla Commissione Energia Atomica Americana, perché si temeva che servisse per misurare la potenza dei reattori. Quindi era anche avuto questo aspetto, ma anche tutti gli altri nel loro discorso ricordano questo. Lui rimane, come vi dicevo, in Russia e la prima volta in cui riesce, gli viene dato il permesso di uscire dall'Unione Sovietica, è nel 78, quindi 30 anni dopo che era arrivato, e torna in Italia per una settimana, accompagnato da due assistenti che in realtà non sapevano niente di fisica perché erano ovviamente del KGB, e partecipa ai festeggiamenti di Edoardo Malde. Qui, questo è Edoardo Malde, questo è lui, questo è Beniamino Segre. Dopodiché, a questo punto, ha tutti i vari riconoscimenti anche all'estero, e dopodiché dal 78 in poi verrà in Italia più volte. Naturalmente in Russia lui diventa accademico, quindi ha una vita, la vita privilegiata degli accademici e degli scienziati russi, con possibilità che erano lontanissime da quella del cittadino russo normale. Aveva l'automobile con l'autista, aveva la dacia, a lui piaceva molto la pesca subacquea, e allora gli piaceva anche i posti strani, per cui lo portavano in elicottero, per esempio, a far caccia subacquea, oppure lo portavano nel Pacifico con navi militari, in modo che potesse... Quindi, vedete, era una vita assolutamente privilegiata, però limitata per quanto riguarda la possibilità di movimento e altro tipo di restrizioni che appunto cadono solo con sostanzialmente col crollo dell'Unione Sovietica, i primi segnali, diciamo, dalla fine degli anni 70. Quando è che lui si renderà conto? Lui rimane sempre un sostenitore del partito comunista sovietico e della politica sovietica, anche di fronte alla crisi dell'Ungheria, di fronte al fatto che col ventesimo congresso del Partito Comunista vengono rivelate le stragi operate da Stalin, perché lui rimane sempre convinto che bisogna difendere la rivoluzione, che il partito ha agito in questo modo perché è l'unico modo per garantire il proseguo del cammino verso la liberazione dell'umanità col socialismo, e solo, diciamo, nel 68, l'intervento a Praga contro Dubček, si rende conto che se la via del comunismo poteva garantire la liberazione, certamente il Partito Comunista Russo Sovietico e, diciamo, la politica instaurata in Unione Sovietica, col culto della personalità, col controllo poliziesco, con l'obbedienza cieca ai dettami del Partito Comunista, non era la strada giusta, e questo naturalmente gli provocherà un'enorme amarezza, perché in fondo il suo credo politico era stato aveva sbagliato in questa sua scelta, in questa sua devozione, però gli rimane il fatto che lui è rimasto sempre, insomma, dal punto suo, e quello che lo ha caratterizzato è stato questo amore per la scienza e l'onestà intellettuale e l'onestà nella vita e nei rapporti con gli altri. Bene, questo conclude la presentazione di
Ma sai, naturalmente se ci sono stati degli errori è colpa di Massai, se le cose sono state dette bene è tutto merito mio. Allora ringraziamo entrambi per questa presentazione e ricordo agli amici collegati che possono fare delle domande sul Skype, l'indirizzo Skype è conferenza.fermiana. Saranno messi in un gruppo di chat dove potranno fare le domande che saranno trasmesse dal nostro Tommaso. E presento la seconda delle relazioni della giornata, che si occupa invece di una parte più applicativa della fisica dei neutroni. Il professor Bisello è ordinario di fisica generale presso il Dipartimento qui di Padova e insegna fisica ai matematici e fisica e biofisica ai medici. E ai fisici anche più avanzati insegna introduzione agli acceleratori di particelle. La sua esperienza di fisico infatti è centrata sugli acceleratori di particelle che lui ha studiato girando per il mondo, a partire da acceleratori celebri come il Fermilab il Tevatron, il Fermilab di Chicago, e in tempi recenti si è occupato di alcuni rivelatori al silicio che sono dentro al rivelatore CMS, si chiama, dal CERN di Ginevra, nel Large Hadron Collider, l'ultimo grido in fatto di acceleratori, è il nostro eroe nella scoperta del bosone di Higgs. No. In tempi recenti ha sviluppato e si è occupato degli effetti della radiazione su questi rivelatori che si trovano in ambienti soggetti a forti radiazioni e ha collaborato all'impianto anche a Legnaro di una facility per fare queste misure e testare questi sensori di particelle al silicio sottoposti a forte radiazione, per esempio come possono essere sottoposti a forte radiazione nello spazio, ad esempio. Oggi ci parlerà dell'uso dei neutroni in qualche applicazione un po' più diffusa nella tecnologia moderna. Allora lascio la parola al professor Bisello e ricordo appunto agli amici che alla fine della presentazione, prenderà un altri tre quarti d'ora circa, si potranno fare 10 minuti, un quarto d'ora di domande e eventuali domande che non riusciamo a cui non riusciamo a rispondere adesso verranno comunque passate ai relatori che potranno rispondere diciamo offline e mi occuperò di fornire le risposte ai presenti fisicamente e via web. Quindi do la parola al professor Bisello. Grazie. Intanto non sono un eroe. Seconda cosa, non ho certamente l'esperienza di divulgatore del professor Pascolini. Terzo, parlerò di neutroni, ma come succede in generale nella vita, chi parla di neutroni è poco esperto dei neutroni, perché in tutta la mia vita ho una sola pubblicazione di misure su neutroni. Però, insomma, i neutroni fanno parte della cultura di qualunque fisico che si occupi di fisica nucleare. Saltiamo queste cose e andiamo al dunque. Prima di parlare di cosa si fa con i neutroni, mi pare che sia doveroso fargli una carta d'identità a questo neutrone, cioè cos'è, che proprietà ha, che nome ha, che cognome ha, quanto è alto, quanto è grosso e cose di questo genere. Allora, tutto nasce con questo esperimento, che è l'esperimento di Rutherford, in cui Rutherford manda degli alfa contro una fogliolina d'oro. Perché una fogliolina d'oro? Perché dall'antichità si è capaci di fare foglioline estremamente sottili di oro. È un materiale estremamente duttile. Risultato? La particella che arrivava non avrebbe avuto poche probabilità di interagire con più nuclei. Eravamo abbastanza sicuri che poteva interagire soltanto con un elemento una volta tanto e poi attraversare. Cosa scopre? Si aspettavano che tutte le alfa andassero più o meno dritte, ma Rutherford trova che alcune vanno a grandi angoli. E alcune a grandi angoli significa che cosa? Che dentro ci deve essere qualcosa di puntiforme
che contiene tanta carica. Si sa che l'oro è uno degli ultimi elementi, quindi una carica elettrica molto grande. Se una particella viene rimandata indietro, vuol dire che c'è tanta carica concentrata in un punto. Se voi mandate, correte in mezzo a una folla abbastanza, diciamo così, non troppo fitta, riuscite a non sbattere contro nessuno. Se invece tutti sono agglomerati, magari non li beccate mai, però se beccate quel gruppo vi fate male, potete anche tornare indietro. Allora, questo cosa significa? Significa che esiste un nucleo e gli elettroni girano attorno a questo nucleo. E il nucleo è molto piccolo, 10 alla 15, meno 15 metri come dimensione. Qual è il problema? Il problema è che se uno conta la carica elettrica dei nuclei e conta la massa degli atomi, si accorge che a un certo momento le cose non vanno bene, cioè non ci sono soltanto protoni dentro, perché la massa del protone si può misurare in maniera abbastanza semplice, se non abbiamo bisogno di grande precisione. Un campo elettrico accelera il protone, un campo magnetico lo fa girare, e attraverso il rapporto tra l'energia e quanto è stato girato il protone si riconosce la massa del protone stesso. Quindi si sa, si conta quanti protoni c'è, la carica elettrica del nucleo, tanti protoni avrò dentro, e perché pesa di più? Pesa di più, mica è facile capire cosa, perché pesa di più, perché all'inizio uno ha solo i protoni e gli elettroni. Allora, cosa pensano all'inizio? Pensano, è vero che ho la carica Z e una massa tanto di più, come se fossero A protoni dentro, non Z. Allora, supponiamo che ce ne siano veramente A di protoni, però dentro ci sono A meno Z elettroni che stanno dentro il nucleo. Beh, insomma, era un'idea un po' artificiosa, come potete immaginare, anche perché sta nascendo la meccanica quantistica e un elettrone che stia dentro il nucleo deve avere un'energia tale per cui non può stare dentro il nucleo. Allora, cominciano le prime osservazioni sperimentali. C'è Bothe e Becker che nel 31 mandano sempre, sono sempre questi alfa contro il berillio, ormai l'avete capito che sarà la nostra reazione standard, che fanno carbonio, ma in più c'è qualcosa. C'è qualcosa, Bothe e Becker non sanno capire cosa c'è. L'esperimento, Irene e Federico Joliot-Curie fanno lo stesso esperimento e si accorgono che questa radiazione è capace, se colpisce uno schermo di paraffina, di emettere dei protoni. Però non hanno il coraggio di dire che lì c'era una particella nuova. Non hanno il coraggio, e il coraggio c'è a Chadwick, che ripete l'esperimento l'anno dopo e decide che quella radiazione strana è una particella che ha una massa, che deve avere una massa più o meno come quella del protone. Perché per buttare fuori un protone energetico con una certa energia bisogna che chi lo colpisce abbia anche lui una certa massa, perché se buttate un foglio di carta anche con tanta energia contro un'automobile è difficile che questa automobile si sposti. Se mandate un'automobile contro un'automobile è molto facile che anche la seconda automobile si sposti. Quindi questo significa che esiste un'altra particella. Allora tutto tornava, perché è chiaro che non ci sono più i protoni supplementari con gli elettroni dentro. Insomma, Chadwick è capace di fare una misura e riesce a capire che il neutrone è più pesante del protone. E quindi questo uccide l'idea che sia una coppia protone-elettrone, perché se la coppia protone-elettrone, il neutrone dovrebbe avere una massa inferiore alla somma dei due per avere un'energia di legame. Se ha una massa maggiore vuol dire che non è uno stato legato. E quindi il neutrone decaderà in protone e elettrone.
Questa differenza di massa, questa è una riproduzione, un falso, perché che ho trovato sul web, perché in effetti c'è una storia che mi ricordo da quando ero studente, ma non mi ricordo più che fossero i protagonisti, che fanno una discussione davanti a una tazza di caffè, ma quello non è l'originale, perché la tazza di caffè è una pubblicità che è troppo tarda, e fanno un conto sul retro di una busta e spiegano, la differenza di massa tra il protone e il neutrone, abbiamo visto che il neutrone è più pesante, dipende dal fatto che uno ha una carica elettrica e l'altro non ha carica elettrica, e quindi parte della massa va in energia elettrostatica del protone. Quindi abbiamo già cominciato a capire che è una massa. E com'è che si misura veramente la massa? Perché il neutrone non ha carica elettrica, quindi lo scherzo che abbiamo fatto col protone, lo acceleriamo e poi lo curviamo, non si può fare. Ma il neutrone, se colpisce un protone, e noi conosciamo la massa del protone, produce deuterio, che è uno stato legato protone-neutrone, che anche lui possiamo misurare la massa, perché sappiamo accelerarlo e curvarlo, più un gamma, e del gamma possiamo misurare l'energia. Chiaramente sono, per arrivare alla precisione che adesso abbiamo sulla massa del neutrone, occorrono precisioni fantastiche nel misurare l'energia del gamma e misurare la massa del deuterio. Quella del protone è molto nota. Quindi i neutroni sono instabili, abbiamo detto, decadono. Non può decadere il neutrone in protone e elettrone, ci occorre una particella in più, ve l'ha spiegato il professor Pascolini precedentemente, questo è l'antineutrino dell'elettrone. Perché? Perché bisogna conservare, ci sono delle leggi di conservazione in fisica, una è la conservazione del numero barionico, neutrone e protone sono barioni, c'è un neutrone all'inizio, c'è un protone alla fine, conservato. Ma bisogna conservare anche il numero dei leptoni, che sono quelli che non hanno interazioni nucleari. E se avessimo avuto soltanto l'elettrone, tu avremmo inventato un leptone senza creare contemporaneamente l'antileptone, che è in effetti l'antineutrino dell'elettrone. Tutto torna. Vedete, è una vita media abbastanza lunga, 15 minuti. Ma ricordatevi che esiste la relatività, vero? E la relatività ristretta vi dice che il tempo si dilata se un corpo va a una velocità abbastanza elevata. Quindi i neutroni effettivamente hanno quella vita lì, cioè se sono fermi muoiono in 15 minuti, decadono in 15 minuti, ma se corrono non muoiono in 15 minuti, ci mettono tempi molto più grandi, che dipendono dalla loro velocità. Che cosa è che si è piantato questo? Beh, anche queste le avete viste, la teoria, ve l'ha detto il professor Pascolini, la teoria del decadimento beta, e chiaramente quella è come la scrive Fermi, dove dice che l'interazione è puntuale, il decadimento dei neutroni però non erano facili da misurare. Perché? Perché sorgenti di neutroni non ce ne sono tante in natura, sorgenti copiose. E quindi per avere la misura cosa bisogna fare? Bisogna avere tanti neutroni, e per avere tanti neutroni cosa si è dovuto attendere? I reattori nucleari. Va bene? Quindi la misura della vita media del neutrone salta fuori molto tardi, perché occorrono i reattori nucleari per avere tanti neutroni per poter fare la misura. Questa è la visione moderna, vedete, è molto pittorica, non c'è più l'interazione puntuale tra le due correnti, ma c'è lo scambio di una particella, e questa particella è il bosone W. Bosone W che è stato scoperto ormai tanti anni fa a Ginevra nell'esperimento UA1 di Rubbia. Beh, come si misura la vita media del neutrone? Beh, si prendono i neutroni, si mettono in una bottiglia,
si riempie la bottiglia, vedete, poi li si lascia decadere per un po', poi si buttano fuori dalla bottiglia e si misura quanti ne sono rimasti dopo questo tempo. Questo lo possiamo fare tutti, direte voi, ma intanto bisogna avere, questi sono dei disegni di quelle che sono le bottiglie per fare queste misure, che vedete sono un po' più complicate. Quindi abbiamo capito che decade, sappiamo anche che decade la vita media, altri decadimenti, questo neutrone, beh sì, ha dei decadimenti in cui vedete mi crea, c'è anche un gamma in più, va bene. Poi c'è quell'altro, vedete che sembra una cosa strana, ma è il neutrone è andato in un protone più un elettrone che si sono messi assieme e fanno l'atomo di idrogeno, più il neutrino, l'antineutrino. E poi adesso lasciatemi aprire una parentesi, come voi sapete ogni particella ha una sua antiparticella. E allora perché il neutrone non si trasforma nell'antineutrone? E questo perché? Perché ci sono delle particelle che hanno questa tendenza di mescolarsi con la loro antiparticella e sono tipicamente delle particelle neutre. Allora l'idea poteva essere anche neutrone neutro. Vediamo se il neutrone si trasforma in antineutrone, con che probabilità. La cosa bella è che mentre il neutrone ha le energie in cui è fatto l'esperimento, praticamente non interagisce, fa dei piccoli balzi, colpisce qualcosa, torna indietro e non combina niente. L'antineutrone, se viene creato, annichilisce immediatamente con la materia ordinaria, fa uno sbarro da 2 GeV che si può vedere molto facilmente. Allora, l'esperimento è stato fatto ovviamente in un reattore e vedete la probabilità che un neutrone vada in un antineutrone è molto piccola, è più piccola di 10 alla meno 18. Chiaramente questo voi avrete sentito dire dai vostri insegnanti, avrete letto nei giornali, nelle pagine scientifiche dei giornali, che esiste un modello standard delle interazioni tra le particelle elementari. Beh, questa è la tipica cosa che nel modello standard non può avvenire. Quindi questa è una conferma della bontà del modello standard. Beh, cosa gli attacchiamo dopo? Beh, moltissime particelle, che si chiamano poi fermioni, sono caratterizzate di avere una proprietà che si chiama spin. E spin in qualche maniera come la trottola, cioè il fatto, visivamente possiamo immaginare che la particella giri attorno a se stessa. È certamente una cosa un po' più complicata, perché se la particella non ha dimensioni, praticamente è molto difficile vedere una cosa senza dimensione che ruota su se stessa. Quindi è una cosa più complicata, ma è una proprietà. Trasportano quello che si dice un'informazione di momento angolare. E il momento angolare, sapete che è il prodotto della velocità per la massa, per la distanza dal punto in cui la calcoliamo. Bene, allora già si sapeva che il neutrone, da lungo tempo si sapeva che il neutrone doveva avere uno spin e questo spin doveva essere un non intero. Perché? Perché per esempio c'è il nucleo di sodio 14 che ha 7 protoni e 7 neutroni. Vi ricordate all'inizio? Noi abbiamo, se vogliamo che abbia uno spin zero, il momento angolare di una particella che gira attorno a un altro ha tutti i valori interi, quindi vuol dire che le particelle, il loro momento angolare intrinseco, quello che si portano dietro dalla nascita, deve essere un semintero. È stato misurato molto tardi però, solo nel 54 si è misurato con precisione che era un mezzo. E si misura perché allo spin, cioè a questo fatto che gira su se stesso, è associato anche il fatto che diventano dei piccoli magnetini. Hanno un momento magnetico, sono come delle piccole calamite che stanno ruotando
su loro stessi. Allora, se si ha un momento magnetico, dentro un campo magnetico non costante, si possono separare questi, invertendo la polarità, si possono spostare, far deviare la traiettoria di una particella, anche se è neutra, attraverso l'accoppiamento del campo magnetico con questo magnetino che la particella si porta dietro. Questo non è la giusta figura, ma quella che ho trovato giusta era illeggibile, quindi vi ho portato questo, che parla di atomi di argento che non c'entrano niente con i neutroni, ma tanto per dare l'idea di come vengono spostati in due posizioni a seconda che la polarità sia positiva del campo nord-sud o sud-nord del campo magnetico, e di una quantità che è quella attesa se il neutrone è spin un mezzo. Quindi abbiamo capito che è spin un mezzo e che ha un momento magnetico. Ah Gesù, se ha un momento magnetico, com'è che può avere una particella che non ha carica un momento magnetico? I campi magnetici sono creati da particelle cariche che si muovono. E noi abbiamo una particella neutra che crea un campo magnetico. Allora, cosa possiamo pensare? Possiamo pensare che dentro il neutrone ci sia qualcosa che magari ha delle cariche. In effetti, questo solo per ricordarvi come il modello standard, e per ricordarvi che ci sono dei mattoni, e questi mattoni sono i quark e i leptoni, vedete l'elettrone, il mu, il tau, i loro neutrini. Poi ci sono i bosoni di scambio, cioè quelli che trasferiscono l'interazione, che sono come la malta quando voi costruite una casa. E poi alla fine c'è il bosone di Higgs, che è un po' dov'è che costruiamo questa casa, cioè in che ambiente, in che spazio costruiamo questa casa. Comunque la cosa importante è che abbiamo questi quark. Allora, poi noi possiamo pensare che gli atomi sono dei nuclei e poi ci sono gli elettroni che girano attorno e si scambiano dei fotoni. Dentro il neutrone abbiamo tre quark, una coppia di D e un solo U, i D hanno carica un terzo e l'U ha carica meno due terzi, quindi la somma fa zero, che si scambiano una particella che è l'equivalente del fotone nel campo elettromagnetico. Nel campo elettromagnetico l'elettrone e il nucleo si scambiano fotoni, nell'interno del nucleo si scambiano una particella che si chiamano gluoni, in italiano colloni, collanti. Beh, ma questo è carino. Qui abbiamo un atomo neutro, e però se io do una botta, do dell'energia a quell'elettrone, l'elettrone si allontana, vero? Possiamo ionizzare gli atomi, abbiamo l'elettrone libero, abbiamo gli ioni. Andiamo a vedere invece un protone. Un protone ha i tre quark, ma i quark hanno una proprietà, che sono poi, hanno una caratteristica di avere un'altra, oltre di essere la carica elettrica, di essere col loro nome U e D, hanno un'altra proprietà di una carica, che è la carica forte, per cui convenzionalmente si dice che hanno tre colori. Però le particelle reali che formano la materia non hanno carica di colore, sono bianchi, come si dice, lo spettro della luce, voi vedete tutti i colori, ma l'insieme è bianco. Quindi abbiamo il protone che è bianco, e cosa succede se un quark cerchiamo di allontanare un quark? Beh, il quark si allontana, però la forza, che nel caso elettromagnetico diventa sempre più piccola, perché la forza di Coulomb va come 1 su R quadro, quindi più ci allontaniamo più diventa piccola, la forza nucleare diventa sempre più grande. E a un certo momento la cosa si spazza, abbiamo abbastanza energia per creare una coppia quark-antiquark,
e risultato abbiamo il protone bianco e abbiamo il pione bianco. Non siamo riusciti a liberare un quark, abbiamo creato un'altra particella. Sono confinati i quark, quindi non li vediamo, per quello non possiamo avere un quark qui e andare a misurare il suo momento magnetico. Quello che vediamo è quello che succede all'interno di una particella, di un pione, di un protone, di un neutrone, dei pioni che si scambiano. Quindi abbiamo già visto un po' di proprietà del neutrone. Adesso vediamo un attimo quello che aggiunge alla nostra conoscenza il fatto che siamo nel mondo molto molto piccolo, quindi un mondo regolato da leggi quantistiche. Allora, qui andrò un po' rapidamente. Voi sapete che c'è la luce e particella o onde. E sapete benissimo che quando la luce viene assorbita o emessa si comporta come particella, per tutto il resto del viaggio si comporta essenzialmente come onda. Ma non è che sia una onda o una particella, è entrambe. Soltanto che certi aspetti sono più pronunciati in alcuni fenomeni, altri in altri fenomeni. Se voi sparate contro un bersaglio con dei buchi e ottenete questo, vero? La figura. Però sapete anche che esistono dei fenomeni di interferenza nella vita. Guardate queste onde che entrano nel porto, non è chioggia, deve essere negli Stati Uniti da qualche parte, e sapete che anche le onde elettromagnetiche interferiscono tra di loro. Cioè, cosa significa interferire? Che ci sono dei massimi e dei minimi, a seconda che se un raggio arriva in fase con l'altro o arriva in opposizione di fase. Ma la luce è anche particella, perché quella è una fotografia semplicemente variando l'intensità della luce. Allora, se l'intensità della luce è molto piccola, non tutti i punti vengono colpiti dal fotone. Quando noi mandiamo tanti, chiaramente si vede tutto, perché tutti sono stati colpiti da fotone. Allora, le particelle quantistiche si comportano in una maniera più complicata. Oh, scusate. Alla fine, vedete, mandando delle particelle, li stiamo mandando delle particelle, dei fotoni, alla fine dello schermo, con i due fori, ci troviamo la stessa struttura come se fossero delle onde. E questi, vedete, sotto sono degli esempi di interferenza di raggi X, che sono onde elettromagnetiche, ma a destra sono interferenze, una figura di interferenza fatta con elettroni. Gli elettroni sono delle particelle, hanno massa, però hanno proprietà ondulatorie. Quella figura lì sopra è molto importante per il proseguo del seminario. Perché vedete, se io mando un fascio di luce o di particelle contro un cristallo in cui abbiamo gli atomi spaziati di una certa distanza di, questi saranno riflessi, per esempio, nell'interazione con questi atomi, e dall'angolo in cui ci mettiamo possiamo creare delle figure di interferenza. Guardate, una cosa fondamentale, tu quella relazione mi dipende da D e lambda. Lambda è legata all'energia delle particelle, D è legato alla distanza tra gli atomi in un lattice cristallino. Quindi capirete immediatamente due aspetti. Se io conosco il lambda della mia particella, cioè la velocità della mia particella, posso misurare spazi, distanze nei lattici cristallini. Quindi posso studiarmi come è fatto un materiale. Se io conosco il lattice cristallino, e quindi conosco la distanza, so benissimo crearmi dei fasci di particelle monocromatici, cioè con energia fissa.
basta che mi metta a un certo angolo, a quell'angolo arrivano con un'energia fissa. E questo è una prima misura, questa è una figura di interferenza non fatta con un'onda elettromagnetica, ma fatta con fascio di neutroni. I neutroni sono delle particelle quantistiche, hanno associato una lunghezza d'onda e quindi si possono costruire delle figure di interferenza. Questa è una figura molto più raffinata, in cui vedete la struttura di un cristallo, la figura di interferenza illuminando con neutroni questo cristallo di una lega nickel-alluminio. Bene, siamo riusciti, questa è troppo complicata per parlarne, ma siamo riusciti a fare la carta d'identità del nostro neutrone. Sappiamo la massa, la carica, il momento magnetico, sappiamo la sua vita media, sappiamo che è una particella quantistica. Non sappiamo ancora una cosa che tirerò fuori all'ultimo, ma... e a questo punto possiamo usarlo, no? Perché lo conosciamo. Beh, prima di tutto bisogna produrli. Beh, i neutroni nei nuclei sono legati, quindi in generale non escono facilmente, bisogna fornire delle energie e tirarli fuori dal nucleo. E allora, sperimentalmente si fa in due maniere. O si manda un fascio di protoni contro un materiale e da questo materiale si portano via tutta una serie di neutroni. E questa è la produzione per spallazione, si dice. Questo, se non erro, è un acceleratore, la foto in basso è ISIS in Gran Bretagna, che è la più grande struttura di produzione di neutroni per spallazione in Europa. E ma anche noi nel nostro piccolo qui a Legnaro, adesso nei laboratori per andare verso Chioggia, è già in costruzione un progetto in cui arriverà un ciclotrone, energie molto più piccole, 10 volte più piccole della macchina che avete visto prima, ma sufficiente per produrre dei neutroni. Quindi fra poco anche a Legnaro ci sarà la possibilità di avere dei fasci di neutroni per fare le applicazioni di cui adesso vi parlerò. Un altro modo per produrre neutroni è usare un reattore nucleare. E vedete, questo è un reattore nucleare di ricerca, questo non produce energia elettrica, che è a Grenoble, al di là delle Alpi, uno che si somma ai più di 50 reattori nucleari usati per fare elettricità in Francia, quindi uno più, uno meno. Ma cosa succede in un reattore? Beh, in un reattore avete un neutrone, quindi il problema iniziale sarà avere il primo neutrone, prende il nucleo di uranio, lo spacca in due pezzi più o meno uguali e vengono fuori più neutroni. E si innesta quello che si chiama un processo a catena, e così la reazione a catena è questo che fa funzionare un reattore e alla fine permette al reattore di scaldare un liquido che viene usato, vaporizzato e usato per far girare delle turbine e fare dell'energia elettrica. Quella foto molto in alto, lì in alto a destra, quella l'avrete visto molte volte, le barre di combustibile e le barre di controllo sono messe dentro un moderatore che ferma i neutroni, li rallenta, che è di acqua in generale, fuori di raffreddamento, e si vede una luce blu. E tutti a dire i neutroni fanno la luce blu. Ma tutti i fenomeni di emissione di luce o di ionizzazione vengono fatti soltanto se la particella ha una carica elettrica e il neutrone non ha una carica elettrica. Allora i neutroni sbattono contro le pareti e queste pareti creano tanti radioisotopi, abbiamo visto, che decadono
decadono gamma, i gamma convertono, fanno elettrone e positrone, sono gli elettroni e positroni che fanno quella luce, che visto che è stata scoperta da un signore russo di nome Cherenkov, si chiama luce Cherenkov. Ricordatevi, non sono i neutroni che correndo producono la radiazione Cherenkov. Beh, questo qui ve l'ho già detto. Vedete, il neutrone arriva, il nucleo è come una specie di bolla, prende questo neutrone, la bolla comincia ad essere non più in equilibrio, prende delle forme strane finché si spezza, ed escono anche dei neutroni. Quindi, se vengono prodotti molti neutroni, ma non tutti i neutroni interagiranno con gli altri atomi, perché dipenderà dalla probabilità che il neutrone veda un nucleo e ci interagisca con questo nucleo. Allora, se per ogni neutrone che ho buttato dentro ne ho sempre uno che gira, siamo in condizioni critiche. I reattori nucleari funzionano con essenzialmente una minima percentuale di neutroni in più di quelli che abbiamo messo dentro, creato all'inizio. Se per autosostenersi, se ne create meno di uno, dovete iniettarne continuamente, e questa è una struttura che si chiama sottocritica. Se invece se ne creano tanti più di quel poco di uno, abbiamo la bomba atomica. Quindi abbiamo un'esplosione, diventa immediatamente supercritica. Per quello anche il più tranquillo dei reattori può essere sempre potenzialmente una cosa pericolosa. Se vi ricordate, ma forse siete troppo piccoli per ricordarvi di Chernobyl, si giocava con un reattore e c'è stato uno dei più grandi disastri che la storia ricordi, cioè è esploso il reattore. È diventata una bomba. Come interagiscono i neutroni? Abbiamo visto come si producono, adesso come interagiscono. Beh, fanno delle interazioni con i nuclei e in generale pare come sia proprio dell'interazione tra palle di biliardo, come palle di biliardo, perché sono degli urti elastici in cui non succede nient'altro che uno scambio di energie tra un nucleo e un altro, e il neutrone. Ricordiamoci che la probabilità che il neutrone interagisca non è tanto grande, perché i neutroni sono molto piccoli e i nuclei anch'essi piccoli. Quindi i neutroni fanno tanta strada prima di interagire. Fanno, come vi ho detto, urti elastici. Urti inelastici cosa significa? Significa che succede qualcos'altro oltre a dare una semplice botta come palla di biliardo tra il neutrone e il nucleo, e poi i neutroni possono essere anche catturati. Questo è tanto per darvi un'idea. Le dimensioni del nucleo sono dell'ordine del 10 a meno 15 metri, e la lunghezza d'onda associata ai neutroni, abbiamo detto che i neutroni sono particelle ma hanno associato una lunghezza d'onda, allora è dell'ordine generale di 10 alla meno 10, 10 alla meno 9, 10 alla meno 11 metri. Quindi per il neutrone lo spazio è praticamente vuoto, non vedono tanti bersagli. Cioè il bersaglio è molto piccolo rispetto alle dimensioni del neutrone stesso. Invece, e questo ce lo ricordiamo perché in tutte le applicazioni il concorrente dei neutroni, o in gran parte delle applicazioni, il concorrente del neutrone sono i raggi X. Voi andate, quando avete dei problemi che bisogna vedere cosa avete dentro, andate a fare una radiografia X. Non si usano ancora molto radiografia neutroni, dopo vedremo perché. Però per altre cose. Quale sarà la differenza? La differenza è che i raggi X interagiscono con gli elettroni che occupano tutto lo spazio. Quindi verrà fuori uno scattering in generale molto più confuso rispetto a quello che lo scattering, l'urto, scattering vuol dire urto, dei
neutroni. Va bene, questa è tanto la definizione, vedete, di un urto elastico. E questo è il più grande, il più importante meccanismo per cui i neutroni producono danno nei tessuti umani, diciamo nei tessuti viventi, perché quel nucleo che viene spostato è quello che perde tanta energia e che ionizza tanto. Il neutrino poveretto non ionizza, è scarico. Uno scatter inelastico significa che c'è anche l'emissione di un gamma, e la cattura è quello che il neutrone viene risucchiato dal nucleo, tutto si eccita un pochetto e si disecita emettendo dei gamma. Questo è una cosa fondamentale, perché è alla base di un gran numero di applicazioni dei neutroni. Perché cosa possiamo dire? I neutroni sono neutri, difficili da vedere, però se sappiamo che il neutrone, colpendo, se io colpisco il vostro insegnante e lui dice io sono un neutrone e lui è il nucleo e lui dice ai con la sua voce, voi sapete riconoscere che lui ha preso un pugno, vero? E sapete dalla sua voce che è lui e non un altro. E questa voce dei nuclei cos'è? L'energia dei raggi gamma che ogni nucleo emette e che è caratteristico di quel particolare nucleo. Quindi la spettroscopia, cioè la misura dell'energia dei gamma, sarà un modo fondamentale per studiare cosa? Per capire, mandando dei neutroni contro un bersaglio, di che cosa è fatto il bersaglio. Quindi molti studi saranno basati appunto sulla spettroscopia gamma. Quindi vedete, questa è un po' riassuntiva. Abbiamo che i raggi X fanno interazioni elettromagnetiche, i neutroni fanno interazioni nucleari, quelle che abbiamo visto. C'è qualcosa di più, poveretto, visto che ha che anche un magnetino può anche interagire con i campi elettromagnetici degli atomi, ma è una cosa al secondo ordine, va bene? Questo è come viene in generale, questo è uno spettro di neutroni emessi da un reattore, e vedete dei nomi, c'è una nomenclatura, sono quelli veloci, non sono neanche tanto veloci, perché sono attorno al MeV, cioè il milione di electron volt. Non sono delle particelle estremamente veloci, sono veloci, ma i raggi cosmici possono essere molto più veloci. Poi abbiamo gli epitermici, vedete, andando giù con l'energia, i termici, e alla fine i freddi e sempre più freddi. Allora, se uno deve fare degli studi in cui usa la riflessione su una superficie, cerca di usare dei neutroni freddi. Più freddi sono, meglio è perché? Perché fanno soltanto questi urti, non possono fare altro. Quando hanno più energia, invece, cosa possono fare? Possono eccitare il nucleo. Vengono assorbiti, eccitano il nucleo, e il nucleo si disecita emettendo un gamma. Quindi per fare studi di come è composto un materiale è meglio usare dei neutroni un po' più veloci. Questa è la stessa figura più o meno, vedete, con tre materiali, vedete tutte quelle righe sulla estrema destra, vi dice semplicemente che stiamo eccitando nella materia molti livelli di energia nucleare attraverso cui riconosciamo che si tratta in questo caso di ferro, perché quelle righe rosse si riferiscono alla linea del ferro. Questa è la stessa figura. Ed ecco, qui ci siamo. Allora, i neutroni mostrano dove sono gli atomi. Questa è una delle prime cose. E vedete come succede? Io ho un reattore di ricerca, quello lì in mezzo a destra, vicino alle figure di Scholl e Brockhaus, abbiamo un fascio di neutroni che arriva e abbiamo un cristallo che conosciamo molto bene.
E quindi se orientiamo, ci mettiamo un certo angolo rispetto al fascio incidente di neutroni, sappiamo che lì si forma un'onda con interferenza positiva di neutroni di una determinata energia, solo di una determinata energia. Se ci spostiamo di un angolo leggermente diverso, beccheremo quelli con energia leggermente diversa. Mettendoci a una certa distanza, siamo sicuri che becchiamo solo quelli con una certa energia. Quindi alla fine cosa abbiamo? Abbiamo tutta questa... 5 minuti solo. Ci siamo capiti. Noi possiamo avere, e visibile dalle due parti, abbiamo un fascio di neutroni di energia, con uno spettro di energia vasta. Dobbiamo selezionarlo in energia con un cristallo noto e poi con quello andiamo a studiare il materiale sconosciuto. Oppure abbiamo il nostro fascio di neutroni di energia nota e a quel punto andiamo a studiare appunto come è fatto il materiale che vogliamo studiare. Vedete, per esempio, se voi fate collidere quel fascio di neutroni di energia fissa e andate a vedere a una certa posizione, voi sapete che il materiale, per esempio, il lattice cristallino non è stato perturbato. Invece, se è stato in qualche maniera perturbato, la posizione in cui andate a trovare il massimo di interferenza si sarà spostato. E quindi questo vi dà già un'immagine come può essere utile questo strumento per lo studio di materiali, soprattutto di superficie. Un altro metodo è questo. Avete un fascio di neutroni che arriva e lo fate passare attraverso il vostro bersaglio e fuori avete uno spettro di energia di neutroni che è diverso. Perché? Perché il materiale ha assorbito i neutroni di una certa energia, quella sufficiente per creare degli stati eccitati del nucleo. Il nucleo si disecita emettendo dei gamma che sono quelli nella figura sotto. E adesso, attraverso questo, cosa si capisce? Di che cosa è fatto il materiale? Questa è la cosa fondamentale. Mentre i raggi X interagiscono preferenzialmente, sempre di più, vedete, sono i gialli, più è pesante il corpo, più è grande la carica del corpo, del materiale, più il raggio X interagisce. I neutroni no. Hanno la tendenza a interagire con particelle leggere, per esempio con l'idrogeno, col boro, vedete, poi col nickel più che con il piombo, e con questo si possono fare delle cose molto carine. Perché? Perché i neutroni vi faranno vedere le cose che contengono idrogeno, Questo lo lascio passare e se riesco speriamo che parta. Questa è una radiografia neutronica di una macchinetta da caffè. Allora, con i raggi X queste cose non le vedete, perché i raggi X praticamente l'acqua non gliene frega niente. Allora mi direte cosa ci interessa a noi questa roba qui. Sì. Ma guardiamo questa. Questo è il motore del vostro motorino. Allora, per quelli che hanno la vista molto buona, si può vedere un po' il movimento dei gas di dentro. Però, se io alla benzina ci aggiungo il gadolinio, un po' di gadolinio, che è un materiale che assorbe molti neutroni, ecco che riuscirò a fare lo studio della fluidodinamica dei gas dentro un motore. Questo significa passare da un motore che consuma tanto a un motore che consuma molto meno, perché voi sapete studiare la fluidodinamica
del vostro corpo. Va bene, questo, vi salto le celle a combustibile perché ho poco tempo, quindi anche il filmetto del celle a combustibile. Forse questo è un argomento nuovo. Questo è anche una testimonianza di insuccesso, perché questo è un vaso, avete visto, io ho già dimenticato, ma è un vaso, cose del V secolo avanti Cristo, trovato sigillato in una necropoli. Allora, potete immaginare se si può spaccare il tappo per andare a vedere cosa c'è dentro. Però si può vedere attraverso una tecnica che è ancora più raffinata della radiografia, che è la tomografia, fatta con neutroni, e si può risalire al contenuto interno del vostro vaso. Perché è insuccesso? Perché nonostante tutto non sono riusciti a capire cosa contenesse questo vaso, cioè contiene tanti di quegli elementi che è difficile capire quali sono effettivamente gli elementi. Probabilmente era un vasetto che conteneva cosmetici, profumi, messo nella tomba per accompagnare nell'aldilà una signora. Però guardate la potenza di questa ricostruzione tomografica. Noi non siamo dentro, siamo da fuori che stiamo guardando, e c'è una parete di ceramica. Bene, un'altra cosa, vedete, gli esplosivi si caratterizzano per una percentuale di azoto e di ossigeno molto particolare, e quindi uno cosa può fare? Ha una sorgente di neutroni, sbatte questi neutroni dentro il camion in cui non si sa cosa trasporti, o dentro il container che non si sa cosa trasporti, e cosa succede? I materiali sono attivati dai neutroni, emettono dei gamma, e sopra ci sono i rivelatori che dicono, che vanno a vedere l'energia dei gamma emessi, e in base a questi possono capire se dentro ci sono materiali con concentrazioni, quelle particolari che abbiamo visto, di azoto e ossigeno. Un'altra cosa che si fa è quella che si chiama la boroterapia, cioè la cura di un certo tipo di tumori superficiali attraverso dei neutroni che colpiscono del boro. Il boro si spacca in un alfa e il litio ed emette un gamma, e il gamma è quello, l'energia dissipata per ionizzazione è quella che ricorrerà il vostro tumore. Torno all'ultimo momento, ma devo essere molto rapido, mi sono detto che voi dovete andare a mangiare, anch'io devo andare a mangiare, non faccio la figura della vittima. Avete sentito prima il Pontecorvo, effettivamente neutroni, sorgente, metodi con neutroni vengono usati per prospezioni, ricerca di giacimenti petroliferi e anche giacimenti di acqua. Tenete presente che l'acqua nel prossimo secolo diventerà quasi preziosa come il petrolio. Perché? Perché la gente ne usa sempre di più, e perché siamo sempre di più. Allora vedete, c'è una sorgente che emette neutroni, questi neutroni vengono rallentati dal materiale, alla fine vengono catturati, emettono un gamma, e avete un rivelatore che dice questo è un gamma di un materiale che è un idrocarburo, questo è un gamma emesso dall'acqua, e così via. Bruno Pontecorvo non ha avuto questa fortuna di avere della strumentazione così semplice da mettere dentro un tubo, allora la tecnica era un po' diversa, però è stato il primo a scrivere a proposito di questa tecnica, e effettivamente ha lavorato nel 41, vedete la pubblicazione, quindi ci ha lavorato all'inizio del 40 su questo problema, in Oklahoma, dove era difficile trovare il petrolio, non era un petrolio facile come quello del Texas, perché adesso vi ricordate, se leggete i giornali, che gli Stati Uniti sono diventati autonomi dal punto di vista di risorse di idrocarburi, perché stanno utilizzando appunto gli scisti a basso contenuto di idrocarburo,
che vengono scoperte in questa maniera. Beh, non vi parlo delle cose che faccio io, perché non voglio essere pubblicitario, l'unica cosa che vi dico è che a questo livello del suolo ci sono circa 20 neutroni per centimetro quadrato per ora, direte. Niente? Cosa me ne frega? Allora, facciamo, qui siamo in 200, ci saranno 200 telefonini. Un telefonino avrà un'area attiva, diciamo, di 2 centimetri quadrati, siamo già a 400 centimetri quadrati. Moltiplichiamolo per 20, fa 8.000. 8.000 all'ora colpassano attraverso i nostri telefonini di noi qui dentro. Chiaramente a questo punto bisogna considerare quante volte un neutrone mi fa mandare mengo il mio telefonino. Beh, diciamo dell'ordine di 10 alla meno 6, alla meno 7, quindi il numero più piccolo, non preoccupatevi oggi. Ma, come dice quella cosa, le rotture di circuiti elettronici dovute alla radiazione, tra cui i neutroni sono i più schifosi perché è difficile schermare un qualcosa da neutroni, sono una cosa che voi pensate che sia colpa del vostro programma, no? E avete una memoria che è andata in tilt a causa di un neutrone che vi è entrato. Permettetemi un'ultima cosa prima di finire. C'è ancora della fisica fondamentale da fare con i neutroni? Allora, veramente qualche minuto, vero? Quanto? Allora, vi avevo detto prima che c'era una cosa che non è stata, che non vi ho, di cui non vi ho parlato prima, quando abbiamo fatto la carta d'identità. Ha un momento di dipolo magnetico, è un magnetino, ma non è che la carica elettrica che è dentro il neutrone, che abbiamo visto il neutrone scarico, ma dentro c'è della carica elettrica. Non è che questa carica elettrica si organizza in maniera tale da darmi luogo a un dipolo elettrico. Un dipolo elettrico, qui ho una carica positiva, qui una carica negativa, a una distanza abbastanza piccola. Quello è un dipolo elettrico. Beh, se andiamo a fare qualche conto e pensiamo che il quark D sia da una parte e il quark U sia dall'altra parte, ci verrebbe un valore di momento di dipolo elettrico molto elevato, 10 alla meno 14, perché gli esperimenti dicono che è più piccolo di 10 alla meno 26. E perché è così importante fare questa misura? Cioè vuol dire che quel modello che ho detto che le cariche sono una da parte e una dall'altra completamente fasullo, è l'ordine di grandezza massimo che può avere. Il momento di polo elettrico viola una legge di simmetria fondamentale, viola la riflessione temporale. Se viola la riflessione temporale, se cioè il momento di dipolo elettrico del neutrone è diverso da zero, c'è una violazione della inversione temporale. Cioè i processi in fisica devono avvenire alla stessa proprietà in un senso che nell'altro. Se invece il neutrone ha un dipolo elettrico diverso da zero, le due direzioni non sono più uguali. E questo cosa è legato? Questo è legato chiaramente al fatto che nel mondo ci sia materia e non ci sia antimateria. È un problema fondamentale. Allora, vi salto un po' di cosette, ma vedete, quelle sono la situazione sperimentale, quelle in alto a sinistra, vedete, sono, a seconda degli anni, come è sceso il valore sperimentale. Ogni 8 anni si riesce ad andare giù di un'ordine di grandezza e sono misure di una difficoltà spaventosa, perché si mette sto povero neutrone in un campo magnetico e abbiamo detto è un magnetino lui, e allora cosa succede? Che lui, sto magnetino, come precede, si dice, cioè ruota attorno all'asse di rotazione con una certa frequenza che conosciamo, che dipende dal campo magnetico che applichiamo. Se gli applichiamo che un campo elettrico esterno,
anche il dipolo elettrico diventa sensibile a questo moto di precessione. Quindi bisogna trovare se per caso il moto di precessione del neutrone cambia in presenza di un campo elettrico. Sono misure di una difficoltà estrema, come potete immaginare. Però vedete, abbiamo detto 10 alla meno 26 già adesso. Se andiamo a 10 alla meno 28, intanto non siamo più nemmeno d'accordo. Vedete, 10 alla meno 30, 10 alla meno 28, siamo ancora in accordo con quella che era simmetria materia-antimateria nell'universo. Ma se per caso si arrivasse a misure 10 alla meno 30, salterebbe fuori dei fenomeni totalmente nuovi. Lo standard model è difficile da andare a testare, perché prevede un numero estremamente piccolo. Però ci sono delle varie estensioni del modello standard che, vedete, cominciano a essere già messe molto in crisi da questo tipo di misure. Quindi misure a bassissima energia che vanno a mettere alla prova teorie che in generale vengono provate in esperimenti ad altissima energia. L'ultima cosa, ecco, la misura, questo tanto per dirvi, quello che si vuole misurare è equivalente a misurare che il diametro della Terra è più o meno lungo di 10 micron. Questa è la difficoltà di questo tipo di misure. Cioè, fatta la scala in proporzione, come che noi misurassimo, avessimo il diametro della Terra e volessimo misurare se effettivamente è più lungo o più corto di 10 micron, cioè di 10 millesimi di millimetro. Finisco su questo. Beh, campo gravitazionale, quantizzare il campo gravitazionale è una delle cose, il grande obiettivo della fisica teorica. Vast programma, avrebbe detto il generale De Gaulle. Però uno può fare degli esperimenti in cui si accorge che con certi trucchi riesce a quantizzare il campo gravitazionale. Allora, questo è un esperimento in cui un neutrone molto molto, so che siete stanchi, ma datemi l'ultimo istante di attenzione. Sono degli elettroni poveretti che corrono dentro quella guida, vedete, e sono riflessi da quello specchio. Sono neutroni molto molto lenti. E attraverso quello che è l'assorbitore, vedete lì, cosa fate? Aumentate o stringete quella fessura che c'è tra lo specchio e l'assorbitore. Allora, cosa uno si aspetta? Uno si aspetta che quando l'assorbitore è sopra lo specchio non passino neutroni. Giusto, non ne passa nessuno. Appena comincio a alzarlo, ne passano. E più lo alzo, più ne passano. In maniera, direi, lineare. Cioè, più è alto lo spessore, più grande lo spessore, più neutroni passeranno. E invece non è così. Vedete che all'inizio non passano neutroni, perché i neutroni, che sono come dimensioni fisiche molto più piccoli della slitta, non hanno la loro dimensione, hanno la dimensione dello stato quantizzato che viene creato tra il campo gravitazionale e il fatto che i neutroni siano riflessi dallo specchio. Si creano come nella corda di violino. Il fatto che ci sia una riflessione fa sì che solo in certe posizioni i neutroni possano trovarsi. E finché il neutrone non si trova in quella posizione non passa, anche se ha tutte le possibilità di passare. E finisco con questa. Beh, lui era un grande fisico, Richard Feynman. Diciamo che mentre Einstein si dilettava a suonare il violino, ed era un ottimo suonatore di violino, Richard Feynman si divertiva ad andare a Rio de Janeiro e a suonare i bongo e a frequentare le scuole di samba. Ma direi che la sua frase è veramente il senso di tutto questo discorso. Cioè, in fisica si fanno tante cose, si parte dalla cosa più applicativa alle cose più rarefatte teoriche.
Però se non c'è il gusto di farle, è inutile farle. Cioè deve essere sempre lo spirito della ricerca che anima. Io spero che un po' di voi di rivederli in queste aule l'anno prossimo. Grazie. Allora, ringrazio il professor Bisello e ancora di nuovo il professor Pascolini. Direi questo: se avete delle domande sulla punta della lingua, ne facciamo un paio, altrimenti mi faccio promettere dai due relatori che se avete delle domande gliele trasferisco offline e daremo una risposta, farò pervenire una risposta tramite i soliti mezzi di comunicazione sia ai presenti sia ai amici connessi con la conferenza di oggi. Quanti sono rimasti connessi? Gli ultimi 6-7? Ecco, benissimo. Allora diamo un saluto anche a loro. Se hanno qualche domanda da fare, conferenza.fermi.it. Attualmente ne abbiamo uno connesso. Non più? Ecco, si vede che anche loro sono spariti per andare a mangiare. Allora, se avete una domanda veloce, direi che la carne al fuoco era parecchia oggi, indubbiamente. Gli argomenti sono stati vari e interessanti, dalla figura di Pontecorvo alle proprietà del neutrone. Ringraziamo allora i nostri relatori e direi che sarà nostra cura raccogliere dei miei colleghi e dei vostri insegnanti di raccogliere eventuali domande su questi temi, e cercherò, se possibile, di avere la possibilità di avere le slide della presentazione, di modo che se qualcuno volesse usare uno di questi temi per potersi fare la tesina, diciamo, possa avere del materiale, d'accordo? Allora, grazie a tutti. Una domanda? Eccola qua. Volevo chiedere al professore se questi fasci di neutroni rovinano i materiali che attraversano, quando aveva fatto un esempio in una diapositiva, che vengono utilizzati per vedere che materiale contengono alcuni contenitori. Mi scuso che non ho più il microfono. Diciamo, quello che si dice è che non fa neanche un graffio. Appunto, sul vasetto che avete visto si guarda dentro senza nemmeno fare un graffio. Benissimo, allora andiamo, prenderemo l'autobus dove siamo scesi, troviamo l'autobus adesso per rientrare a scuola. Grazie a tutti.